Rita e io siamo a fine giornata, a un bilancio straordinario, forse al di là di ogni aspettativa. Sì, è stata una giornata stupenda dove abbiamo avuto tantissimi ospiti, partecipanti da tutta la Sardegna. Volevo ringraziare tutti, in primis voglio ringraziare il mio gruppo. Come vedete sta lavorando, sta smobilitando completamente tutto. Volevo ringraziare tutti quanti, l'amministrazione comunale, i miei amici che mi hanno supportato e tutti i ragazzi della protezione civile di Terraseo, Vol Terraseo. Qui c'è tanto lavoro, tanto volontariato. Sì, moltissimo, molto volontariato, perché oltretutto sappiamo che non abbiamo contributi perché i tempi sono grigi. E per ripartire è stato molto difficile. Però diciamo che quello che è accaduto oggi è una grande spinta per andare avanti. Sì, sì. La ripartenza dopo il Covid ci sta tutto. Grazie a tutti. Sindaco, una giornata di grande mobilitazione, di festa qui a Nugis, grande partecipazione, forse superiore alle aspettative. Un grazie soprattutto va alla Proloco di Nugis per l'organizzazione, per tutto quello che hanno fatto in questi giorni, un lavoro fatto da un mese e più. La ringraziamo tantissimo, soprattutto la Presidente Rita Gnoi per il lavoro svolto con tutto il suo gruppo. Noi come amministrazione siamo molto contenti, siamo soddisfatti del risultato portato oggi a casa, tantissima gente, una marea di gente portata qua a Nugis, soprattutto per far conoscere il nostro territorio. Il nostro obiettivo come sempre è portare Nugis fuori da Nugis e Sudipu può essere un altro di quegli obiettivi importanti per il suo cigresiente e non solo per far conoscere il nostro territorio. Dunque, e poi finalmente in libertà, no? Perché finalmente in libertà dopo 3-4 anni di Covid. Dunque ringraziamo il tutto perché non è stato facile dopo 3 anni di fermo, soprattutto per la questione del Covid, riportare un po' fuori la gente, fuori come si dice in parole povere, fuori dalla tana. E dunque oggi è un grande risultato, ringraziamo tutti i partecipanti, tutti quelli che hanno partecipato oggi per il grande evento. E soprattutto sono quelle iniziative che richiedono grande impegno, grande lavoro e tutto sommato impegno economico limitato. Ma sì, è un impegno importante perché fare questo lavoro, soprattutto per la questione di sicurezza, ringraziamo tutta la protezione civile, le ambulanze, tutti quelli che hanno partecipato oggi perché non è facile ripartire, la protezione civile e tutti quelli che hanno partecipato insieme alla Proloco sono partiti, grazie, un grazie soprattutto da noi dell'amministrazione e tutti i cittadini che hanno partecipato a questo bellissimo evento e a tutti quelli che sono venuti da tutto il territorio dei Sucis Iglesiati, un grazie di cuore veramente.